Eccomi Matilde, ho preso la telecamera perché tu avevi qualcosa di importante da dirci. Sì. In che classe vai? Io intanto vado in terza. In terza. Della scuola? E la scuola io vado in Montessori. Esatto. Beh, parlaci di oggi. Oggi cosa abbiamo fatto di bello? Oggi abbiamo fatto un grande festino. Un grande festino? Con dei grandi problemoni. Io parlavo del... Prima cosa avete fatto col coro? Avete fatto la festa? Allora, prima abbiamo cantato un poco. Certo. E abbiamo visto le nostre riprese in TV. Certo. Poi un maestro ci ha fatto dei grandi problemoni che io non sono riuscita a farne neanche uno. Ma vabbè, ma che maestro era? Uno... Era un maestro molto intelligente. Intelligente! Mica io! No, vabbè, ci siamo divertiti a far matematica. Sì. Eccoci. E dopo ho visto che ti interessa anche l'enigmistica. Mi hai detto che compri anche delle riviste di enigmistica. Sì. E risolvi qualcosa? Sì. Infatti adesso io vorrei... Risolvere un problema. Ecco, io ti ho spiegato come funziona la zeppa. Sì. E ti ho fatto un esempio. Lo abbiamo scritto, adesso te l'ho fatto cancellare in modo che tu possa spiegarci di nuovo. Sì. Qual è quella parola che abbiamo scelto? Abbiamo scelto magia. Magia, prova a scrivere magia qui sopra. Ecco, copri, brava, tieni coperto perché lì c'è già la soluzione. Allora, magia. Cosa succede alla parola magia? Magia. Spiegaci, a voce alta, eh. Allora, intanto... la magia posso aggiungere una L dopo la G. Ecco, aggiungi. Maglia. Ah, maglia viene fuori. Sì. Ah, bene. Quindi inserendo una lettera viene un'altra parola. Sì. Perfetto. E allora adesso con te, adesso che sai il meccanismo, puoi tirar via la mano. Tira via, ecco. Qui avevamo fatto come esempio, no, prima. Guarda, questo è quello che risolveremo. Prova a leggere a voce alta. Cosa? Cosa non fa la cultura? Ecco, questo è il titolo, no? Leggendo un XXXXX, mi sento XXXYXX, ed appagato. Ecco, troviamo la prima parola, vedi, hai letto X, quante X ci sono? Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 X. 5 X, quindi dovremo trovare una parola di 5 lettere. Leggendo un... Cosa potresti libro? Leggere? Un libro? Ah, vediamo un po'. Abbiamo interessato, vedo che è venuta una folla qui vicino a noi, tutti interessati ai nostri giochi. No. Vediamo, aspetta un attimo. Se fosse, mi sento. Se fosse la parola libro... Mi sento. Prova a scrivere libro di nuovo sotto, dove ci sono le X. Qua? Sì, dove c'è? Dalla prima davanti. Libro. Ecco, però vedi che c'è la Y e alla quarta posizione. Prova a inserire una lettera. Cosa può venire fuori? Forse può venire fuori libero. Ah, libero, forse. Prova a scrivere. Cosa ti pare? Sì, è giusto. È giusto? Mamma mia, con che convincimento me lo dice. Allora leggi la frase. Leggendo un libro mi sento libero ed appagato. Cosa ti sembra? Sono risolvibili questi giochi? Sì. Sì, d'ora in poi li risolverai sempre. Bravissima, non sei troppo convinta. Sei convinta o no? Sì. Sì, benissimo. Beh, complimenti comunque perché l'hai risolto in poco tempo. Grazie. Farò i complimenti anche ai tuoi genitori dopo, va bene? Ecco, vedo già che sorridono, va bene, sono qui vicini. Ciao, ti hanno visto, eh? Ti sembra che ti abbiano visto i tuoi genitori? Sì. Sì, fa niente. Ciao. Ciao. Ciao.